Solo quattro elementi della passata stagione nella nuova rosa del Tolentino per il via della nuova stagione del girone F della Serie D. Novità anche in panchina, dove ad allenare la formazione Cremisi è stato promosso Maurizio Mattoni, mentre come secondo è stato chiamato un ex giocatore Cremisi, Ettore Ionni. Debutto al della vittoria per i padroni di casa contro i biancorossi abruzzesi della Vastese, con pagina anche questa quasi completamente cambiata rispetto allo scorso anno, ma certamente assai più blasonata e ricca di giocatori anche di categoria superiore. Fin dal fischio d'inizio, ben 7 under nella squadra di casa, come d'altronde già successo nella gara di Coppa Italia in casa della San Benedettese. Solamente 4 reduci dell'anno passato nella distinta del Tolentino, Salvatelli e Stefoni, in linea difensiva, Mengani e Cicconetti sistemati nella zona di campo più avanzata, entrambe le squadre schierate in maniera speculare con il 4-3-3. Il primo sussulto degli ospiti dopo appena 4 giri di orologio, Majorano mette al centro, ma gli attaccanti biancorossi non sfruttano a dovere l'occasione createsi. Al 13° sono invece i padroni di casa a collezionare la prima opportunità. L'inzuccata di Domenico Vitiello va direttamente a spegnersi sul fondo. Al 14° viene invece messa alla prova la reattività del portiere locale Simone Moro, classe 2002, che prima respinge la conclusione di Busetto, non trattenendo il pallone, e poi deve fare gli straordinari per arpionare la sfera direttamente dai piedi di Di Nardo. Al 22° ancora il terminale offensivo ospite, Di Nardo prova una rovesciata all'altezza dell'area piccola di rigore e il pallone che si spegne sul palo alla destra di Moro. 10 minuti più tardi i padroni di casa ripartono in velocità, Salvatelli dalle retrovie lancia capitan Cicconetti che fa quasi mezzo campo da solo, accentrandosi, sparando però fuori dallo specchio della porta abruzzese. Il risultato cambia al 41esimo, sempre dalla destra, palla di Di Nardo all'incrocio per Busetto che pennella per la testa di Majorano e che questa volta non perdona e porta in vantaggio la formazione di Ferrazzoli. Nella ripresa il Tolentino parte a testa bassa. All'ottavo Vitiello, dopo essere entrato in area di rigore, viene atterrato dall'estremo difensore Pittarresi. L'arbitro decide per il rigore in favore dai padroni di casa. Dagli 11 metri Vitiello spiazza il portiere e realizza così la prima rete in maglia Cremisi. Partita che ritrova il risultato di parità. Gli ospiti collezionano una grande occasione al 22esimo. Di Nardo, accerchiato da due difensori cremisi, trova lo spazio per la conclusione. A portiere battuto, il pallone finisce nuovamente sul palo per poi ritornare sul campo di gioco. Intorno alla mezz'ora punizione per i locali. Testa di Vitello para Pittarresi. Al 37esimo Busetti conquista un calcio di punizione da buonissima posizione. L'onere dell'esecuzione a capitan Mattia Altobelli, che mette però sopra il montante. Al 39esimo da sinistra a destra Tankovic apre per Alagia, appoggio per Radorni, che però mette tra le mani dell'estremo difensore ospite. Nonostante 7 minuti di recupero si chiude la gara con il risultato di 1-1. Un buon viatico per entrambi le formazioni che muovono così la classifica.